Andiamo al segno della Vergine. Per voi, amici della Vergine, questa è una luna tutto sommato intrigante, no? Perché è una luna tentatrice, quella che transita nel segno dello Scorpione, in aspetto con Venere nel vostro segno, un aspetto di quadratura. Che significa? Che dovete stare attenti, perché magari ci sono delle persone che vi affascinano anche molto, no? E che magari vi fanno anche capire delle cose. Occhio a non lasciarvi andare troppo facilmente qualora questo rapporto che nasce dovesse rappresentare, dovesse mettere a rischio qualcosa di già preesistente. Ecco, quindi mi raccomando, amici della Vergine, cercate di capire anche quello che vi viene detto, no? Perché in questa giornata sarete piuttosto facili da convincere, ecco, diciamo così, no? E un po' creduloni. Per quanto riguarda però le possibilità che ci sono in questo periodo, rimangono inalterate, eh? Cioè voi avete sempre delle grandi chance per imporre le vostre idee, i vostri progetti, ma in questa giornata dovete farlo con cautela, e nel caso in cui vi ritroviate a firmare un contratto o un accordo, dovete studiare con attenzione tutti i cavilli. Andiamo al segno del...